È un evento importante perché, come sappiamo, veramente porta persone in un periodo dell'anno dove sicuramente Pesaro non è piena di turisti. Voglio comunque ringraziare la Proloco di Candelara, che è fatta dietro il nome Proloco. Ci sono decine e decine di volontari che ogni anno si mettono a disposizione durante il fine settimana, ma c'è tutto il lavoro sia di preparazione sia di smontaggio della festa. Abbiamo cercato di arricchire la manifestazione mettendo un trenino molto bello che accompagna a fare anche delle visite guidate in modo da poter arricchire la manifestazione. Tre sono le visite guidate a Villa Berloni, alla Pieve del XII secolo e al Museo del Telaio del Ricamo. Questo avviene all'esterno della manifestazione. Entrando dentro la manifestazione, ecco, ci sorprendiamo sicuramente con un mercatino particolare, selezionato, dove ci sono 70 espositori. Per i bimbi grande novità è chiaramente il laboratorio, ma anche i giochi storici in legno, con la presenza di Babbo Natale, per cui consegneranno direttamente la loro letterina. Questa grande manifestazione, oramai da 21 anni, vada sottolineato il fatto della grande disponibilità dei tanti volontari che si prestano alla realizzazione di questo grande evento. Persone che si impegnano per mesi e quindi attualmente da Presidente della Proloco li voglio ringraziare ad uno ad uno perché ci tengo particolarmente. Ci si diverte, ci si impegna per realizzare un grande progetto nato e cresciuto nel tempo.